Siamo con Alessandro Nuccilli, è stata la giornata di Mauro Ferretti, ha parlato, anzi ha letto un messaggio proprio in merito a questa vicenda. Che idea si è fatto? Che messaggio vuole mandare dopo che appunto ha parlato Ferretti? Ma diciamo, ripeto, come io ho sempre detto, io stimo il presidente perché è una bravissima persona, mi sembra che ha detto le cose geniali, le cose giuste, non ha parlato male di nessuno, e di questo sono molto contento. Posso dire che diciamo, è stato il Mauro che conosco io, quello forte, e quello che ha voglia di fare un progetto, di andare avanti nel mondo del calcio con l'Arezzo Calcio. Tutto qua, questo è quello che posso dire io. Senta, nelle prossime ore comunque c'è da attendersi anche un suo comunicato stampa al riguardo. Sì, mi ha fatto comunicato dai legali, per più che altro per diciamo, sdebitarmi di quello che è stato detto in conferenza stampa e soprattutto per non screditare né tantomeno a me e né tantomeno a Ferretti. Poi ripeto, lui è il padrone, lui è il presidente e lo rimarrà tranquillamente senza problemi. Il fatto che in conferenza stampa si è detto che lei avrebbe preso il 51%, ma poi Ferretti sarebbe stato presidente amministratore, questo è corretto? Sì, no, ma io dal primo giorno ho sempre detto, Mauro avrebbe fatto, diciamo, sarebbe rimasto tutto com'era, sia nell'organigramma e sia per quanto riguarda l'assetto societario. Lui sarebbe rimasto presidente amministratore e poi sarebbero rimaste le varie figure societarie con il direttore generale Riccioli e il direttore sportivo Gemmi. Questo è confermato anche da me perché è anche giusto non dire bugie perché, diciamo, le bugie hanno le gambe lunghe. Io purtroppo sono abituato a non dirle, quindi confermo tutto quello che è stato detto. Anche perché ha detto anche in merito alla vicenda di Pavia, Foligno e Siena sono state dette anche alcune bugie in questo caso al riguardo. Ma di vero c'è praticamente la mia sincerità. Il resto sono tutte falsità scritte per, diciamo, per infangare forse una persona che ama questo sport. Comunque. Penso sia solo questo l'unico tiglio dove posso io attaccare, perché, come ho ripetuto, Siena, tutte falsità. Lì è tutto programmato a Siena, ma non da me, da chi c'è, dalla vecchia proprietà. Per quanto riguarda Pavia, purtroppo ho preso una società, che purtroppo dico già fallita, ma me ne sono reso conto dopo quando ho firmato e mi sono trovato da solo perché sono scappati tutti, perché hanno capito, hanno trovato il fesso del momento. Foligno uguale, ne ho riempito di bugie dicendomi che c'erano due debiti, alla fine me ne sono trovati talmente tanti. Però io ho sempre dichiarato che sono andato in società non per farle fallire, perché sono società che non hanno fallito con me, sono società che già erano fallite. Vede Pavia che già è fallita non per me, ma per i cinesi. Foligno è fallita stanno, perché, ripeto, quando io ho fatto il presidente del Foligno l'anno scorso il Foligno mio è arrivato a 2 punti dai playoff. Non so se andiamo a guardare e torniamo un passo indietro. 2 punti ai playoff e hanno finito il campionato. Anche purtroppo senza percepire uno stipendio, ma prendendo piccole cosette e aiutandoli solo per la casa. Io purtroppo mi sono trovato in questa situazione per colpa degli altri sempre. Però non è che Nuccini va a prendere le squadre che stanno sull'orlo del fallimento, come dicono tanti. Io non mi sono mai azzardato ad andare sull'orlo del fallimento, perché domattina posso andare pure in una squadra che sta a metà classifica. Però alla fine tanto sei sempre quello che va a prendere squadre, come sentivo oggi, che dicevano, ma non è che porto Iella. No, io non porto Iella, sinceramente. Io non porto Iella. Io ho Senta, sempre ma lei cercato di. adesso come ne esce dalla vicenda Arezzo? Perché si è Ma parlato io sono. anche della denuncia, che è stata presentata da Ferretti. Sì, ma io spero che Ferretti, col buon cuore suo, tolga questa querela, perché penso che non è servita a nulla. Non è servita a nulla, anzi. È servito a rovinare due immagini, la sua e la mia, che non è servita a nulla. Perché, ripeto, non vedo il motivo di truffa dov'è. Cioè, non vedo, non, cioè non, non me lo spiego nemmeno io. Sai, ho fatto
documenti farsi mia, allora posso pure capirlo. L'ho portato lì legandolo dal notaio, posso pure capirlo. Ho preso le cose sue e dicevo, me le sono rivendute. Cioè, questa è truffa. Ma non capisco la truffa dove sta. Sono tutte cose fatte alla luce del sole. Cioè, non, ripeto, rimango sbalordito, però evidentemente credo che non è dipeso da Mauro. Penso che Mauro, se non si è stato consigliato male, e a fare questo gesto, però penso che Mauro non avrebbe fatto mai una cosa del genere. Come l'ho conosciuto, poi ripeto, le cose possono cambiare da mattina alla sera, no? Tranquillamente. Io spero di scendere pulito, tranquillo e sereno, come lo sono tuttora. Lui, spero che i tifosi continuino ad amarlo, come l'hanno sempre amato, per quello che sta facendo Arezzo, e spero che uscirà anche lui pulito, tranquillo e sereno. Tutto qua.